proprio riascoltato con piacere questo bel successo di This Ring, si chiama Life, dopo l'appuntamento delle 13.30 con l'informazione di Radio Sound. Grazie come sempre ai colleghi della redazione per il puntualissimo aggiornamento. La redazione tornerà alle 14 con l'informazione dall'Italia e dal mondo, poi alle 14.30 come sempre l'approfondimento come ogni pomeriggio all'interno di Sound Kitchen. Madonna, ma sì, è mercoledì, sono passate le 13.30, uno dice, beh grazie Gigi, sapevamo anche noi che è mercoledì, che sono passate le 13.30, buongiorno, no? Perché dico questo? Perché siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con Bakery Time, l'appuntamento consueto del mercoledì dedicato al basket, più precisamente alla Bakery Piacenza, e qui al mio fianco, niente po' di meno che Francesco Infante, mi ha fatto l'annuncio proprio di quelli stile palazzetto dello sport, giusto? Giusto, giusto, ciao a tutti. Buongiorno. Intanto devo dire complimenti per la precisione, perché mi raccomando, quando parliamo, visto che noi siamo vicini, avvicinati al microfono, mosso o magno praticamente, si è avvicinato talmente tanto che... Allora, Francesco, salutiamo anche Luca De Micheli, capo ufficio stampa della Bakery Piacenza, che oggi ricevi saluti con piacere. Allora, partiamo subito con questa bella chiacchierata, non prima, a proposito di notizie sportive, di aver salutato anche il nostro collega Andrea Crosali, che sarà all'ascolto. Ci complimentiamo per la foto che ha messo su Facebook, quella che c'ha la giacca da Fonzie, sembra una via di mezzo tra Noel Gallagher e Liam Gallagher degli Oasis, una roba che non si guarda. Comunque, se siete curiosi, andate sulla pagina di Andrea Crosali su Facebook e ditegli, scrivetegli quello che vi pare. Chiusa questa parentesi, Francesco, allora parliamo di voi. Siete reduci da un risultato importante ottenuto in questo fine settimana con Livorno, in casa con Livorno, una vittoria che ci voleva dopo le basse della partita precedente. Sì, è stata una partita comunque dura contro un avversario ostico, però fortunatamente l'abbiamo vinta sfruttando le nostre doti difensive migliori degli altri. Sì, venivamo da Cecina, quindi da uno stop maturato in una gara dura, sì. E quindi volevamo un riscatto, insomma, un riscatto per noi, per il pubblico, per il campionato. E forse non vuole essere una banalità dirlo, però è molto importante riuscire a dare subito, come dire, lo scossone dopo una sconfitta, cioè lasciarsi proprio concretamente alle spalle il risultato che non ci voleva, però succede, insomma, il campionato è lungo. Sì, volevamo vincere, sapevamo che Livorno non era una squadretta, avevano due o tre persone veramente forti, e, appunto, partita dura, l'abbiamo vinta con la voglia e con la testa negli ultimi minuti. Tra il terzo e il quarto siamo stati veramente una squadra in campo, e abbiamo chiuso ogni spazio, infatti loro credo negli ultimi due quarti abbiano fatto 17 punti. Ecco, ti chiedo Francesco, detto dell'aspetto tecnico perché è imprescindibile, però a parità di preparazione tecnica, di qualità di team, forse l'arma in più di questa Bakery di quest'anno è proprio la testa, l'utilizzo della testa? Sì, siamo una squadra che... Il carattere. Sì, ogni giorno noi tra allenamenti, sul campo, sala pesi, cerchiamo sempre di stare concentrati, di dare il massimo nelle partitelle, nel lavoro tecnico, nel lavoro fisico. Vogliamo stare sempre sul pezzo, perché se ti alleni in settimana per essere mentalmente duro, il sabato sera poi sei più forte degli altri, soprattutto mentalmente, secondo me. Come si dice in questi casi, arrivate alle partite belli, massicci e ecco, esatto. Perfetto. Andiamo con Max Pezzali intanto e la sua niente di grave. Non ricordo molto. Rock City, Adam Levine, nella mattinata di Radio Sound. Bella produzione, abbiamo ascoltato due hit in sequenza, siamo sempre all'interno di Bakery Time insieme a Francesco Infante. Tra l'altro racconto questo piccolo episodio da fuori onda: ci siamo fatti il selfie, serviva il bastone, no? Non c'è problema, braccio destro di Francesco Infante lungo 2,40 metri, altro che bastone telescopico da selfie, non c'è bisogno. Ci pensa Francesco, eh? Sì. Giusto. Allora, si è
sento questo vago accento altoatesino. Infatti, tu sei originario di Foggia, la mia Foggia, Trentino, Trentino Basso Adige. Basso Adige, sì, Fantastico. Trentino del Sud. Fantastico. Trentino del Sud, mi piace. Dai, direttamente dal Trentino del Sud, Francesco Infante. Allora, raccontiamo un po' di te, Francesco. Tu hai iniziato giovanissimo a giocare a basket. Quando avevo 5 anni Sì. a Foggia, vicino a casa, in una piccola squadra dove sono rimasto per il mini basket per i primi 4 anni Quando avevi di 5 anni giovani, tu eri già alto 1,10 m, 2 giusto? metri, sì. No, 1,10 a 5 anni. Sì, Adesso quanto sei? 2 2? metri e 3. Hai capito? Praticamente come me, Luca De Micheli, però uno in testa Uno all'altro. sulla spalla dell'altro. Sì, No, e quindi sono stato in questa squadra fino ai 14 anni, poi sono stato altri 2 anni in una squadra e ho fatto i primi anni con i senior in una piccola squadra. E poi in terzo superiore sono andato via di casa nel Corato, vicino Bari, che era una squadra più forte dove sono rimasto per 3 anni. Poi Bologna, Bari e adesso sono 2 anni che sono qui alla Beckett. e quindi anche tu, come molti, cioè come tanti professionisti del mondo dello sport più in generale, sei uscito di casa giovanissimo. Sì, alle superiori. Alla fine del terzo superiore sono andato via di casa. Cioè, quindi hai dovuto, come dire, in un certo senso anche crescere in fretta o. Sì, diciamo che sono le scelte che di solito si fanno dopo i 19 anni, quando uno finisce le superiori, quindi andare via di casa, io diciamo è una scelta che ho fatto prima, ho fatto 2 anni prima, però c'è anche chi la fa 5 anni prima. Beh, ben consapevole di Sì, quello sì, che sì. stavi per fare. E Sì. poi, insomma, hai giocato, insomma, in diverse parti d'Italia, poi l'arrivo a Piacenza, dove sei ormai da 2 anni, peraltro tu sei, passami il termine, uno dei due superstiti della scorsa Sì. stagione, deve essere Io una bella e soddisfazione. Gasparini siamo gli unici due rimasti dall'anno scorso. Sì. Comunque è un percorso che io voglio fare all'interno di questa società e di questa squadra perché mi trovo benissimo, c'è una professionalità nello sport che ormai si trova sempre più raramente e quindi io mi trovo benissimo sia nella società, con la squadra, nella città, sono veramente a mio agio su tutto, Perfetto, allora tu ti vuoi. Diciamo con i tifosi, con le persone, mi trovo veramente bene. così, Francesco Infante vuole tenersi stretta Piacenza e Piacenza vuole tenersi stretta Francesco Infante, ovviamente. Andiamo con la novità, un'altra novità in anteprima in onda su Radio Sound, un nuovo singolo e una bella coproduzione di cui parleremo tra un attimo e poi andiamo a chiudere questa bella intervista con uno dei protagonisti anche di questa stagione della Becca di Piacenza. Pegas, Like Mike, Neo con Hang Place, questa nuova produzione che è in anteprima in onda all'interno di New Sound, la potrete con le novità in anteprima su Radio Sound e noi siamo sempre in compagnia di Francesco Infante, Becker di Piacenza. Allora Francesco, fare i puntati sul campionato dopo l'importante vittoria ottenuta tra le mura amiche domenica scorsa con Livorno, ora siete attesi dalla trasferta di Faenza. Sì, sappiamo che sarà una partita dura, domenica. Ci aspettiamo una squadra, tosta perché loro in casa sono veramente duri, però noi andremo con il solito piglio, intraprendente e duro che, mettiamo in campo sempre. E quindi cercheremo di vincere a tutti i costi per, rimanere nelle zone alte. Assieme a Forlì e Cecina. Un punto, se c'è, sul quale dovete, diciamo, prestare attenzione in questa trasferta di domenica, un'insidia. Guarda, loro hanno dei giocatori esperti, Casadei, Silimbani, loro due saranno sicuramente i due giocatori più ostici della squadra avversaria. Perfetto, molto bene, grazie, sei proprio preciso, sintetico, chiaro. Siamo
siamo anche perfettamente nei tempi, quindi a posto così, ultima domanda, non è che a giocare a Corato di Bari da Foggiano sei diventato tifoso del Bari? No, 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 non c'è nessun pericolo, non c'è nessun pericolo. Forza Foggia sempre. Forza Foggia. Ecco, perfetto, molto bene. Anzi, facciamo così, creo idealmente un ponte, perché alle 2:20 avremo in diretta con noi uno dei giovani emergenti della Nazionale Italiana Cantanti, si chiama Vitor Marazzi ed è originario di Rutigliano di Bari, quindi mando il tuo messaggio, Forza Foggia, a Vitor Marazzi, vediamo lui che risponde. Vediamo che cosa risponde. Vabbè. Grazie, grazie ancora a Francesco Infante, in bocca al lupo per domenica e per il proseguo ovviamente del campionato, ti aspettiamo presto. Certo, okay. A presto. Grazie, ciao. Grazie ancora di tutto, Bakery Time per oggi si ferma qui, noi assolutamente no, un'occhiata all'orologio, poi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.